Una parte importante del mio lavoro consiste nell'aprire gli scatoloni dei libri che ogni giorno le nostre squadre di sgomberatori portano nel nostro laboratorio. È un lavoro che amo molto e poi ridare una seconda chance alle migliaia di libri che troviamo nelle case, nelle cantine, nelle soffitte è un po' lo scopo delle nostre librerie alla Di Mano in Mano. È incredibile quanto di una persona possano dire i libri che teneva sugli scaffali di casa, gli studi, gli interessi, le passioni. Ma quello che soprattutto mi colpisce in questo lavoro di selezione è quella che i ragazzi degli sgomberi chiamano la carta. In mezzo ai libri c'è sempre la carta, quasi reperti archeologici attraverso cui ricostruire storie, ritrovare atmosfere, volti, piccoli frammenti di vita che ancora hanno qualcosa da raccontare. Ci sono le scatole piene di bollette, documenti, agende fitte di resoconti della spesa, di appuntamenti dal medico, i quaderni di scuola, le raccolte delle ricette. I viaggi e le vacanze sono testimoniati dalle guide, dai dépliants degli alberghi, dai biglietti aerei e del treno conservati in vecchie buste. Una busta piena dei menù serviti su un famoso transatlantico. Sarà stata sicuramente conservata a memoria del viaggio della vita. Chissà, forse un viaggio di nozze. E chi era l'abbonato ad un palco della Scala che ha conservato i programmi di sala delle mitiche stagioni in cui si fronteggiavano i partiti avversi della Callas e della Tebaldi? A fianco dei nomi degli interpreti ci sono arrivati i suoi commenti di appassionato melomane. E poi le cartoline. I miei figli non sanno neanche che cosa sono le cartoline. Ma io mi ricordo della ineludibile oretta dopo pranzo di uno degli ultimi giorni delle vacanze. Quando ci si metteva intorno al tavolo a scrivere le cartoline per i nonni, per gli zii, per gli amici di famiglia. Una leccata al francobollo, all'indirizzo sulle righe a destra e poi un caro ricordo da Varigotti. Il giro delle firme. Beh, in ogni casa di una certa epoca ci sono centinaia di cartoline, in bianco e nero a colori, testimonianze di rete di relazioni di un tempo ormai lontano. E poi le foto, ci sono gli album di nozze, quelli degli anni 50 con le spose sempre più rassegnate e tese che felici, gli album con le copertine nere con le foto dei funerali. Il carro funebre enorme e lo sfilare della gente. Le raccolte di foto, in cui, come in una specie di time-lapse cartaceo, vedi neonati che piano piano diventano grandi, giovani, adulti, si sposano, hanno bambini. Le lettere, centinaia, migliaia di lettere. Come faranno i nostri figli a conservare memoria delle loro relazioni, ora che si usa solo l'email? E tutto questo, ovviamente e inevitabilmente, va a ingrossare il volume della carta da macero. Vi assicuro che per chi fa questo lavoro ogni giorno è un esercizio quasi filosofico di memento mori, di consapevolezza della transitorietà della nostra vita. Quelle sono vite esattamente come la nostra. Anche loro le vivevano con l'intensità con cui noi viviamo le nostre relazioni, i nostri sentimenti, il nostro quotidiano. E ora, dove sono? Ogni tanto qualcosa attira la mia attenzione, qualcosa di speciale. Allora lo metto un attimo da parte e dopo il lavoro lo esamino con più attenzione. Confesso che a casa, su uno scaffale della mia libreria, ho una scatola dove conservo alcune cose che davvero non ce l'ho fatta lasciare andare. Qualcosa che mi ha parlato e che desidero continui, almeno per un po', a parlare ancora. Un paio di piccoli album di fotografie a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, ritratti, donne, uomini, bambini, che ci restituiscono un'atmosfera d'altri tempi. C'è un birthday book impreziosito dai quadri della Metropolitan Museum di New York, in cui nel corso di 20 anni, con annotazioni sporadiche, concentrate sui momenti cruciali della sua vita, una donna racconta della malattia e morte del marito, di un nipotino nato con una grave malattia, con una lucidità e un'onestà nel raccontarsi degna delle più grandi scrittrici.
C'è un quaderno in tela cerata nero, un diario di un bambino di quinta elementare del 1937. In mezzo ai compiti assegnati ogni giorno ci sono piccole composizioni, assegnate sicuramente dal maestro, il resoconto della vita della classe, ritratti di compagni di scuola, le gite, il momento della consegna delle pagelle, una specie di libro cuore in minore, con un maestro eccezionale che per Natale fa scrivere la parola del maestro consiglio ai genitori. A Natale, per antica tradizione, i genitori usano fare qualche dono ai figliuoli. Mi raccomando che sia rispettata la tradizione anche per i figli che meritano talvolta più una bastonata. Consiglio doni utili alla scuola: un buon compasso, un buon tiraline o una scatola di colori, accompagnata da un quintale di dolci e da una brenta di olio di ricino. Auguro a tutti un lietissimo Natale. E poi ci sono due lettere su carta fragilissima. Vengono dal fronte della Prima Guerra Mondiale. 3 agosto 1916. Cara mamma, il primo ho ricevuto la tua cara lettera. Sono contento che godete tutti ottima salute, come il simile di me. Ho letto la lettera della zia Maddalena e presto le scriverò. Per quello che lei dice, che là si sta male, ma io dico che qui non si sta troppo meglio, per non dire peggio. Anzi, io dico che l'hanno indovinata, perché se era qui Davide a quest'ora si trovava nelle mie stesse condizioni. Invece è libero, lavora e porta aiuto ad essa. Come mi hai detto, se ho bisogno di qualche cosa, di fartelo sapere, ti ringrazio del tuo buon cuore e della tua premura. Per i pacchi non arrivano mai. E se arrivano, te li danno quando piace a loro. E poi, in questo momento, non c'è più neanche il riposo. Un giorno di qua, un altro di là, non si è mai fermi. Come vedi, è meglio che non mi mandi nulla. Biancheria ce n'ho abbastanza. E per mangiare bastano i soldi della cinquina. Altro non ho che inviarti affettuosi saluti e baci a te, papà Giulio, il tuo affezionato figlio. E poi nella pagina di fronte ci sono come dei calcoli strani. Ti mando questo pronostico sulla fine della guerra e speriamo che si avvera. Ci sono i dati anagrafici di Francesco Giuseppe e dell'imperatore Guglielmo. Vengono fatti tutta una serie di calcoli per cui, secondo questi calcoli, il 1 settembre 1916 la guerra terminerà. Accanto a questa lettera ce n'è un'altra, scritta con una scrittura diversa, datata 18 settembre 1916. Signor Vincenzo Crotti, mi esprimo a favorirgli queste mie parole del suo povero figlio, sergente Giovanni Crotti, che fu uno dei miei primi amici nell'ottavo di fanteria. Partì con me per la guerra. Dopo circa 2 mesi posò in un altro reggimento, sedicesimo fanteria, a Montefalcone. Combatté valorosamente per la nostra patria. Fu ferito. Passò ancora ad un altro reggimento di fanteria che poi lascia la sua vita così giovane. Ora mi esprimo il gran dolore del mio amico Giovanni Crotti, che prestò servizio di militare con me nel 19° reggimento fanteria. Io fui uno dei primi che lo conobbe, ne compiango molto e sento il dolore del mio unico amico Giovanni Crotti. E molti dei miei amici che lo conoscevano pure lori lo compiangono tanto. Ora lascio i miei più auguri e cordiali saluti. Mi firmo il suo amico del suo povero figlio Giovanni. Io sono Beretta Giulio del comune di Velate Milanese. E poi c'è un altro pacco di lettere e di foto in una busta di tela cerata color carta da zucchero. Ma di questo magari vi parlo un'altra volta.